Siamo in quest'aula dopo un lungo periodo, in cui è stata rinnovata la convenzione con il Giuseppe Battisti. Nel frattempo, forse non tutti sapete, è cambiato il preside, adesso si chiama dirigente scolastico, qui al Giuseppe Battisti. Non è più il vecchio dirigente scolastico che era Eugenio Di Bennardo, adesso il nuovo dirigente scolastico è una dottoressa che si chiama Stefania Ciardola. Stefania Ciardola. Abbiamo rinnovato la convenzione, questa convenzione ci dà l'accesso a quest'aula per un anno, quindi intanto ringrazio Stefania Ciardola per il rinnovo della convenzione. Poi sento il dovere anche di ringraziare la vicepreside che si occupa qui, che ho incontrato recentemente, che si chiama Emanuela Margottini, che ho incontrato, anche lei era entusiasta di questa possibilità, quindi siamo. Il seminario di oggi è abbastanza difficile, però credo che siamo tutti più o meno tra fisici e ingegneri, quindi dovremmo riuscire a seguirlo. Dalla fisica classica alla relatività ristretta. Poi in considerazione faremo la fine, insomma, no? Se abbiamo visto che cos'è la fisica classica, un po' meno che cos'è la relatività ristretta, per cui magari chiedo al nostro relatore Luigi di farci capire la relatività ristretta. Non è un caffè. La cosa straordinaria è che questa teoria della relatività ristretta l'ha fatta un ragazzo di poco più che 20 anni che lavorava all'ufficio di Berna, si occupava di registrazione di brevetti, all'ufficio di Berna. Però a tempo perso ha fatto la relatività ristretta, per la quale gli hanno dato il premio Nobel. No, gli hanno dato per un'altra cosa. Vabbè. Sì, sull'effetto Foderetti. Io mi chiamo Sandro Bologna, sono presidente di Foderetti del 2030. Chi non è nella lista e non riceve le locandine e altre informazioni può lasciare l'indirizzo di posta elettronica. Tutti sarebbe il problema del GDPR, rispetto della normativa, però io non tengo i nomi delle persone, quindi soltanto l'indirizzo di posta elettronica, che in genere sono piuttosto criptati, per cui chi non ha lasciato l'indirizzo di posta elettronica, qui c'è un foglio, una matita, lo può lasciare. Grazie. Allora, buon pomeriggio, grazie per il vostro venuti qui a sentire questa mia lezione. Due parole per dire che cosa ho fatto nella vita, perché magari non ci conosciamo con molti. Insomma, io sono stato fisico dello stato solido, quindi mi sono occupato di nuovi materiali, studio dei materiali, nanotecnologie sostanzialmente. Le analisi, le diagnostiche sono state fatte con spettroscopia elettronica e luce di sincrotrone. Va bene, allora è chiaro, questo seminario ovviamente non vuole essere una lezione universitaria, una lezione di relatività ristretta, vuole essere piuttosto, voglio descrivere sostanzialmente i successi importanti che ci sono stati da quando Galileo ha introdotto il suo metodo sperimentale. Quindi usando questo metodo sperimentale,
la conoscenza nelle scienze fisiche è esplosa, no? Quindi dal 600 in poi c'è stata tutta una serie di grandi scoperte da parte di tutti gli operatori del sistema. Ma però a un certo punto, intorno alla fine dell'Ottocento, è successo che una coppia di fisici, Michelson e Morley, fecero un esperimento molto sofisticato, stiamo quindi intorno al 1800, per determinare la velocità con la quale la Terra ruotava intorno al Sole. Purtroppo, questo esperimento fallì, nel senso che non ha dato nessuna risposta per quanto riguarda la velocità che volevano misurare, cioè la velocità della Terra che ruota intorno al Sole. Mise un po' in crisi tutto l'ambiente scientifico, la gente si domandava cosa fosse successo, cosa non andava. È vero, diciamo, ha messo in crisi un pochino la fisica dell'epoca, però stimolò che cosa? Beh, la nascita di una nuova teoria, che era appunto la teoria della relatività di Einstein. Infatti, in mezzo a quel, diciamo, momento di apprensione per quanto riguardava le leggi fondamentali note, Einstein a un certo punto sciolse il nodo dicendo: ok, la velocità della luce è una costante universale. Dire una costante universale vuol dire che non soltanto è costante in un sistema di riferimento fermo, ma è costante in qualunque sistema di riferimento l'emettitore di luce emette la sua luce. Vi spiego meglio. Se io adesso siamo in questa stanza e accendo la lampadina, la velocità della luce in questa lampada, in questa stanza, è quella della velocità della luce. Però se questa stanza fosse un'astronave e corresse a velocità pazzesca, io comunque manderei un fascio di luce, una persona che sta all'esterno di questa astronave vedrebbe sempre la stessa identica velocità della luce. Quindi la velocità della luce non dipende dal sistema di riferimento, come invece Galilei, vedremo, aveva tirato fuori. Quindi il fatto che la velocità della luce sia una costante, però, che cosa fa? Beh, induce alcuni, pensieri su come ridefinire il tempo e come ridefinire lo spazio. Il risultato finale? Beh, il risultato finale ovviamente è che accettando che la velocità della luce è una costante, nel senso in cui ho spiegato, diciamo, questa cosa forse non ci piace tanto, non ci convince, perché la nostra esperienza è diversa, no, nella vita corrente. Però accettando questo fatto vedremo che, spero di farvi vedere, che come viene spontaneo e immediato il fatto che tempo e spazio non sono più assoluti, ma sono relativi al sistema di riferimento in cui uno si mette. In soldoni, se noi, io qui sto e il mio orologio segna il mio secondo, un tempo, se invece vedo un'astronave che sta correndo a 0,1 la velocità della luce, che insomma una velocità sostenuta, beh, io vedrei io il suo orologio andare più piano. La cosa curiosa è che anche lui vedrebbe la stessa cosa nei miei confronti, perché appunto, come vedremo, la cosa è simmetrica. Allora, due parole per dire quando è che nasce, no, questo sistema, questo nuovo metodo di Galileo. Nasce appunto intorno al 600. Oh, non dimentichiamo che Galileo è un uomo del Rinascimento italiano, dalla data che ci sta, quindi quel periodo l'Italia era il paese più colto di tutta l'Europa, no? E quindi non soltanto l'Italia era, diciamo, campione nell'ambito dell'arte, della scultura, ma anche nella scienza, anche nella fisica e devo dire anche nella matematica. Bene, Galileo che cosa ha fatto? Beh, secondo me quello che c'era nell'aria l'ha percepita e l'ha sintetizzata. C'era il momento del metodo deduttivo che dominava sostanzialmente il continente, no? Quindi attraverso il metodo deduttivo uno parte da alcuni assiomi, no? E deriva le sue conseguenze. In Inghilterra c'era Francesco Bacone, che coetaneo di
Galileo, il quale invece diceva no, criticando ferocemente il metodo deduttivo di Aristotele, disse no, è attraverso l'osservazione della natura che noi possiamo risalire alle leggi della natura stessa. Ecco, questi erano i due pensieri che aleggiavano in Europa all'epoca, e secondo me Galileo ha recepito e sintetizzato questi due momenti importanti, aggiungendo però un fatto che, come disse lui, se noi apriamo il libro del nostro universo, noi vediamo che è scritto in un linguaggio che è quello della matematica, e quindi se noi vogliamo imparare e capire che cosa dice la natura, ci dobbiamo imparare un po' a scrivere, no? A conoscere un po' di più di matematica. Allora, quindi, dopo di Galileo venne Newton, il grande Newton, il quale molto umilmente diceva, io ho guardato, sono riuscito a vedere le cose un po' più in là, semplicemente perché sono salito sulle spalle di giganti, e tra questi giganti naturalmente c'era anche Galileo. Lui che cosa ha fatto? Lui ha messo a posto praticamente la meccanica classica, così come noi oggi la conosciamo, quella in base alla quale oggi si mandano i razzi sulla Luna, su Luna e su Venere, per intenderci, quindi non è che si usa la relatività speciale per andare su Marte. Quindi impose i suoi tre principi fondamentali. Il primo principio della verità era quello di Newton, era quello di Galilei. Che cosa dice? Come recita il primo principio? Dice che un corpo permane nel suo stato di quiete, cioè se è fermo rimane fermo, oppure viaggia a velocità costante. Quindi un corpo permane nel suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme. Questo è una legge della natura, naturalmente, ma è anche la definizione di che cos'è un sistema di riferimento inerziale. Un sistema di riferimento inerziale è appunto un sistema in cui, se io lancio una pallina, quella va dritta per dritta e non fa nessuna curva, no? Quindi un sistema di riferimento inerziale è quando la velocità dell'oggetto, del nostro sistema di riferimento, o è fermo, oppure viaggiamo a velocità costante. Questo però, come vedremo poco più in là, darà un importante risultato che poi verrà posto un pochino in discussione. Va bene, insomma, e poi il secondo principio della dinamica, della meccanica di Newton, che cos'è? Contrariamente a quanto diceva la fisica di Aristotele, ma sto così per dire, perché ovviamente a quei tempi non era matura, no? La cultura per fare della fisica, come la facciamo oggi. Diceva che la forza, il primo principio, ricordiamo, dice che un oggetto permane nel suo stato di piede o di moto rettilineo uniforme, a meno che non intervenga un ente esterno che la fa deviare. Questo ente esterno, Newton dice che è la forza. E la forza cos'è? La forza è quell'ente appunto tale che applicata ad una massa m determina una variazione di velocità, quindi gli dà un'accelerazione. F è la forza uguale a massa dell'oggetto a cui è applicata la forza moltiplicata dalla sua accelerazione. Anche questa è una legge della natura, perché cosa diceva, come si chiama, Aristotele, invece diceva che la forza è uguale alla massa per la velocità. Perché? Perché l'esperienza dice che se questa la vogliamo andare a velocità costante, va a applicare la forza. Ma naturalmente non era stato preso in seria considerazione il fatto che c'è un attrito, ed è quello che la fa. Quindi F uguale a ma, però F uguale a ma è anche una definizione di forza. Quindi la forza di un Newton è quella che applicata a una massa unitaria di un chilogrammo determina una variazione di velocità pari a accelerazione uguale a 1. Quindi è anche una definizione di forza. Naturalmente, dopodiché ci sono state tante altre conquiste, è chiaro che non le vado a fare tutte, perché sono state tante, nel campo dell'idraulica, nel campo dell'ottica e anche nel campo della
della termodinamica, no? Termodinamica, c'è stato un grande sviluppo anche in base allo sviluppo che c'è stato in Inghilterra sulle macchine, no? Quindi cosa industriale che c'è stata. Ora lì si è capito, ci hanno lavorato tantissime persone, ingegneri, fisici, Carnot, Ciao, Kelvin e così via. Ma dovresti spiegare quello che hai detto prima, non è intuitivo, eh? Cosa? Il sistema inerziale, che è il moto uniforme, cioè non è intuitivo. No, cioè, non è intuitivo. È certo. Sì, infatti il problema è che non è intuitivo, perché secondo me ai ragazzi non si fa vedere subito in un laboratorio. Se tu prendi un tavolo terribilmente liscio, oppure quelli che fanno oggi, che ci stanno, c'hai degli oggettini, no, che vanno a pressione in maniera tale che questo oggetto si solleva leggermente dalla superficie del tavolo, e tu vedi che se lanci, se dai una piccola schiccherella a questo oggetto, questo prosegue all'infinito senza fermarsi, e quindi non solo, poi tutta la parete è un mondo, diciamo, appare effettivamente nella sua completezza, perché Galileo ha ragione, cioè un corpo lasciato a se stesso permane, se lo lasci fermo rimane fermo, ma se dai una piccola schiccherella quella va all'infinito, perché non ci sono forze che facciano deviare la sua traiettoria. Quindi in questo senso, e quindi questo, se un sistema è così fatto, vuol dire che quello è un sistema di riferimento che si chiama inerziale. Quindi dicevo, nello sviluppo della termodinamica si è concluso cosa in definitiva? Beh, che il calore è una forma di energia, no? Se io smucino con del qualcosa una bacinella di acqua, piano piano il lavoro che io faccio, e non mi so può misurare, che il lavoro che io faccio fa sì che questa bacinella di acqua si riscaldi. Quindi un lavoro viene trasferito in calore e quindi è forma di energia. Però viceversa non è così banale. Trasformare il calore in lavoro è una cosa un po' più complicata e bisogna pagare uno scotto. E noi lo scotto lo paghiamo quando andiamo in automobile, perché noi utilizziamo una temperatura molto alta nel momento in cui bruciamo il carburante, adesso io non sono un esperto, 1000, 1500, non so quanti gradi, quindi è una sorgente calda. Ma io non posso estrarre energia, lavoro unicamente da un'unica sorgente. Parte di questa energia che io assorbo dalla sorgente calda la devo cedere appunto al un corpo più freddo. Che sarebbe questa roba? Vabbè, insomma, la termodinamica, come abbiamo detto, ci sono stati tantissimi personaggi che ci hanno lavorato, ma io adesso voglio andare, ovvio, non posso fare tutta una carrellata completa di tutti i lavori, vado adesso a rappresentare alcuni, diciamo, alcuni aspetti che sono rilevanti in quello che vogliamo dire sulla relatività. Elettricità e magnetismo. Quindi questa è un'altra disciplina che è stata sviluppata con grande successo e ci hanno lavorato diverse persone, ma due grandi scienziati, due grandi personaggi, diciamo, geniali, direi, è stato Faraday ed è stato Maxwell. Faraday veniva da famiglia molto umile, per cui non poteva andare alla scuola, ma lui era un appassionato di laboratorio. E si è passata la sua vita nel laboratorio ed è stato, diciamo, geniale nel modo in cui ha portato avanti i suoi esperimenti. E i suoi esperimenti però lui li scarabocchiava nel suo libro, nel suo libro di appunti, e faceva soprattutto molti disegni. Bene, e poi si è inventato per primo un concetto che ancora oggi nella fisica teorica, no, ancora oggi diciamo è utilizzata tantissimo, che sono teorie dei campi. Che cosa sono le teorie dei campi? Beh, all'epoca già Messier Coulomb aveva già capito, aveva già misurato la forza che esiste, no, tra due cariche elettriche. Ora noi tutti sappiamo oggi che tutta la materia è fatta di cariche elettriche positive o negative, no? E
le cariche di ugual segno, positive e positive o negative e negative, si respingono, mentre invece quelle opposte si attraggono. Bene, Coulomb fece il suo esperimento e dice, beh, guardate, la forza, eccola qua, è questa roba qui, è proporzionale alla carica Q grande che io ho messo qui e alla carica Q piccolo, quella che io ho messo qua piccolina, che la posso spostare, ed è inversamente proporzionale al quadrato della distanza. Allora, che cos'è questo campo? Beh, vedete, il campo non si vede, ma lo si misura in questo modo. Vedete che se io metto questa carica piccolina Q e la posso e la porto in diversi punti dello spazio, io vedo che le forze escono tutte a raggiera, no? Quindi insomma, è un campo di forza centrale. In questo caso, se la carica è positiva, le forze vanno fuori, vanno verso l'esterno, perché la forza è repulsiva nel momento in cui io ci metto la carica prova, test Q, che in genere non sono molto piccola, per non modificare il campo che leva, eccetera. E quindi, diciamo, linee di campo, quali sono? Beh, le linee di campo, eccola qua. In questo caso, se questa è una carica positiva, lei mi dà queste linee di forza che sono determinate da questa carica elementare. Naturalmente, se la carica fosse negativa, questo sarebbe un pozzo, mentre invece sarebbe una sorgente. Da qui escono fuori il campo e da qui entra dentro il campo. Se io metto una carica positiva e una carica negativa, il campo si deforma in questo modo, no? E ovviamente se voi andate a mettere la carichetta piccolina che io avevo detto di mettere qua, eccola, vedete, è sempre tangente a questa linea. Insomma, queste sono delle linee, non si vedono, ma si possono misurare, ok? Ok, e lui ha definito la forza dell'unità di carica, l'ha chiamato campo elettrico. Naturalmente anche il campo magnetico esiste ed è simile ma non uguale al campo elettrico. Come? Si possono visualizzare, sì. Esatto, il famoso foglio di carta, se voi mettete filatura di ferro qui sopra, no? E sotto ci mettete un magnete, voi vedete che tutti questa limatura si orienta in maniera da essere tangente a questa linea del campo. Anche qui secondo me, ragazzi, secondo me non sono abituati a vedere queste cose, ma bisognerebbe fargliele vedere già alle elementari queste cose, mentre rimangono impresse, ma non si fa. E vabbè. Adesso, così, immaginiamo un attimino di avere una carica singola, possiamo avere anche diverse, ma vediamone una. Se a questa carica singola, come vedete, è collegato a tutte queste linee di campo, come sono degli spaghetti che escono fuori, in questo caso è una sorgente perché vengono fuori dalla carica, se io agito questa carica, le linee di campo vengono deformate, ovviamente, no? E quindi in qualche modo questa deformazione si propaga nello spazio. Con che velocità? Con una velocità c. C sta per severity, no? Il termine c. Quindi ormai tutti questi dati che Faraday sperimentali, che Faraday aveva raccolto, li ha dati a Maxwell chiedendo se per favore, col cappello in mano, perché Maxwell era un personaggio molto intista, diciamo oggi lo chiameremo un fisico teorico, molto importante, e lui le prese e si entusiasmò di queste cose e alla fine ci ha lavorato e ha tirato fuori le sue fantastiche quattro equazioni dell'elettromagnetismo che descrive tutto ciò che vogliamo e possiamo sapere sui campi elettromagnetici. E dentro, in queste equazioni, non le scrivo non perché siano complicate, ma perché sennò si può accusare di terrorismo culturale, perché poi ci sono delle forme un pochino apparentemente difficili, però sono semplici, no? Da lì si può tirar fuori tutto lo scibile relativo all'elettromagnetismo. E fra l'altro Maxwell ha unificato, è stata una delle prime, forse la prima, diciamo la prima unificazione delle forze, perché mentre prima l'elettricità e il magnetismo erano due cose distinte, invece lui le ha messe
insieme, perché al variare del campo magnetico nasce un campo elettrico, al variare del campo elettrico nasce un campo magnetico, e in questo caso sono collegate l'una rispetto all'altra. Quindi siamo arrivati finalmente alla fine dell'Ottocento e i fisici erano abbastanza soddisfatti. Diceva, beh, ormai sappiamo un sacco di cose, ci abbiamo elementi per studiare qualsiasi cosa, sì, ci sta qualcosina che ancora non va, però insomma, cioè, va bene, siamo soddisfatti. La dinamo della bicicletta? Come? La dinamo della bicicletta? Non ci sono più le dinamo della bicicletta. No, ci stanno più, però la dinamo appunto, risulta che lì c'hai una spina che ruota nel campo magnetico, no? E quindi c'è il campo magnetico che cambia, che varia nel tempo, e quindi, secondo l'equazione di Maxwell, tira fuori un campo elettrico, e il campo elettrico fa passare corrente e infiamma la lampadina, no? In questo senso. Grazie. Lui ha detto che le dinamo ancora esistono, no? Sì, sono delle biciclette, l'ho visto su una bici da 3.000 euro. Da 3.000 euro? Sì, mi sono meravigliato. No, ma sai che l'hanno le moto, perché pensano a toccare il campanile, però pesa troppo, capito? Dicevo, ormai i fisici dicevano, ma ormai leggi fondamentali nuove non ce ne possono essere più, sì, c'è qualche cosina. E uno di questi problemini era effettivamente la velocità della luce. Che c'aveva come problema la velocità della luce? Beh, all'epoca tutti sapevano e conoscevano non solo le onde, ma conoscevano le onde che conoscevano loro, cioè le onde del mare, le onde sonore, no? Le onde che si sviluppano al momento in cui c'è una cima e la agito, vedo che si propagano delle onde, no? Ebbene, sapevano queste cose, sapevano anche che però le onde per propagarsi dovevano avere un mezzo, un qualcosa per appoggiarsi, e la velocità di questa onda dipendeva ovviamente dal mezzo. Nell'acqua la velocità, nell'aria la velocità è 300 metri, 300-400 metri al secondo, nell'acqua un po' di più veloce, nel metallo ancora di più, insomma cambia a seconda del mezzo in cui l'onda, diciamo, è trasmessa. E quindi, insomma, conosciamo le onde, quindi Maxwell ci ha detto che ci stanno queste onde che viaggiano alla velocità della luce, sì, vabbè, ma dove si attacca? Qual è il riferimento dell'onda? Non so, senti, ti dico, facciamo, sarà un etere, ripescato da Aristotele, nel mezzo c'è l'etere. E come è fatto? Non so, certamente deve essere trasparente perché non lo vediamo. E poi deve ovviamente occupare tutto lo spazio. E qui ci fermiamo. E, diciamo, questa era la conoscenza allora per quanto riguarda, diciamo, l'elettromagnetismo. Adesso torno un attimino, per poter discutere meglio appunto questo esperimento di Maxwell, a quello che diceva Galileo, diciamo all'epoca, circa 3 secoli prima, quindi insomma un bel pezzo. Lui dice, tutte le leggi della natura sono identiche se io le faccio in un sistema di riferimento inerziale. Allora io mi domando perché ai licei non ci fanno studiare, diciamo, anche da un punto di vista letterale, il dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo scritto da Galileo, che ho riportato un pezzo, in un linguaggio fantastico, non soltanto il linguaggio bello e piacevole, ma soprattutto il contenuto è ricco di informazioni. A volte invece ci fanno leggere, e qui una mia opinione naturalmente, una sorta di, come dire, di operetti in cui sì, scritto è bene, però il contenuto informativo è scarso, non si riuscita niente. Vabbè, insomma. Ok. Che cosa dice insomma Galileo? Circa tre secoli prima. Dice, se voi mi mettete in un naviglio, ma questo naviglio deve essere grande. Grande perché non deve essere spostato dalle onde, quindi non si deve spostare lateralmente. Quindi, se voi mettete insomma in questo naviglio e vi mettete all'interno della nave, in una stiva, dove non potete vedere che cosa succede se la nave avanza o meno. Immaginiamo che avanzi a velocità costante, no? E quindi abbiamo due sistemi di riferimento, la Terra, ferma, e la nave che naviga, però naviga a velocità costante. Quindi è un sistema chiamato sistema di riferimento inerziale, no? Perché viaggia a velocità costante.
Allora, se voi mettete all'interno di questa nave, vedete che le mosche, le farfalle, insetti vari che ci ronzano intorno, avranno lo stesso identico movimento che sarebbe visto, che vedremo sulla Terra. E se abbiamo la vasca di pescetti messi in aria, stesso modo, e se mettessimo una bocchetta d'acqua e lascia una goccia volta per volta ogni tanto e la facciamo cadere in un contenitore con un buco molto stretto, vedremo che quella goccia, pif, sempre lì in casca. E insomma, tutte le leggi che io posso tirar fuori, leggi fondamentali della natura, che io posso tirar fuori da quell'esperimento sulla nave, sono identiche, spiccicate a quelle che io farei sulla Terra. Quindi, il risultato finale è che io non posso misurare la velocità con la quale si muove, non posso sapere se sto fermo o se mi muovo, perché io ottengo gli stessi esperimenti, a meno che non lo faccio, esco fuori e vedo che noi ci spostiamo, ma è una velocità relativa, quindi la velocità assoluta non esiste. E questo, allora, detto questo, adesso vi faccio vedere. E Sandro si spaventa, immagino che si è spaventato quando io gli ho posto, che quando Galileo ha messo, diciamo, le trasformate di Galileo, si trasformate evocano chissà qualcosa di complicato, ma in effetti, come faccio, proverò a farvi vedere, la trasformata è una cosa semplice, è una somma di due pezzi, eh? Se ho 2 metri di roba, 2 metri uguale a 1,5 metri per mezzo. Vabbè, immagino, allora, per far vedere che cosa sono queste trasformate, che cosa sei? Insomma, io mi trovo in un certo sistema di riferimento, per esempio la Terra, mentre la nave naviga, e la nave c'è un altro sistema di riferimento. Che relazione esiste tra le posizioni che io vedo dalla nave e le posizioni che io vedo dalla Terra? Facciamo un altro esempio, forse più semplice, non lo so. Immaginiamo una stazione di provincia, ma transita un treno, un espresso, e quindi non si ferma la stazione, così. Allora c'è il capostazione che sta qua, questo omino nero, che è il suo sistema di riferimento, è fermo, no? Perché sta fermo sulla stazione. Transita questo invece nuovo sistema di riferimento che è il treno, che è il rosso, e che viaggia a velocità V0, corre a 100 km orari. C'è, qui c'è il capostazione, qui sul treno, omino rosso che sta sul treno, è un controllore, sta per i fatti suoi camminando a controllare le varie cose, biglietti. Allora, qual è la posizione? Io faccio una istantanea, una foto, plac, e vedo questa situazione che ho disegnato. Allora mi domando, qual è la posizione dell'omino rosso rispetto all'omino nero? Cioè, che distanza c'è tra l'omino nero e l'omino rosso? Beh, lo chiamo x, x metri. 100 metri, 100 metri, quello che è. Ma, diciamo, e a che cosa è uguale questa roba qua? Beh, per Babbo è uguale a questo spazio che il treno ha percorso, V0t, più che cosa? Beh, la posizione dell'omino rosso rispetto all'inferimento rosso. Quindi vedete che questa roba qua, x, non è altro che uguale a questo più questo. È tutto qua. Questo. Questa è la trasformata di Galileo. Il tempo o per Babbo? E che c'entra il tempo? Il tempo è sempre uguale. Vogliamo discutere del tempo? Se l'orologio è buono, il mio orologio fa lo stesso orario che fa il tuo, si discute. Da qui esce fuori un'altra cosa semplice, che se io adesso vado a dividere x, perché questo treno si muove, no? Se io divido x diviso t, v0 diviso t e x' diviso t, che esce fuori? Che x diviso t una definizione della velocità con la quale il treno avanza. Lo spazio è uguale a velocità per tempo. Quindi, se io divido quel per il tempo, ottengo la velocità. Quindi, se io divido x, che sarebbe questa posizione, diviso il tempo, ottengo la velocità che l'omino nero vede per quanto riguarda l'omino rosso. Cioè, per lui l'omino rosso corre a una velocità con x. Il treno corre a velocità V0 e l'omino rosso rispetto al riferimento del treno che viaggia è uguale a V'X rosso. Ho finito. Queste sono le trasformate di Galileo. Quindi, come vedete, le velocità si sommano. Non è banale. Ma è una somma, i due pezzi.
Interrompetemi, diciamo nel momento in cui se c'è qualcosa che non è chiaro. E allora, perplessità. L'ominoso sta camminando? Cammina, diciamo che cammina, il caso più generale cammina. L'ominoso cammina, è come il controllore che cammina lungo il treno, no? E rispetto al treno lui si muove, c'ha una posizione X. Se V1 è la velocità che l'ominoso c'ha rispetto al treno, la sua punto da solo. V1 non lo vedo, V0. VX è rosso. V' X è la velocità dell'ominoso rispetto al riferimento del treno. Invece V con X nero è la velocità dell'omino, sempre rosso, rispetto al capostazione. Quindi vedete che se l'omino sta fermo, il omino rosso sta fermo, le velocità sono uguali. Ma se l'omino cammina, le velocità si sono uguali. Quella del treno qui lo su. Esatto, è una cosa che... Non sono confrontabili, le due velocità sono estremamente diverse, no? E questo è che bisogna dire. Cioè, l'omino fa alcuni passi. Il treno va a 120 km/h. Sì, ma lì potremmo metterci uno che va in bicicletta e che corre giù lui intorno a 50 km/h. E non cambia la fisica. No, io lo capisco, però... No, ho capito. Aiuto, cerchi di far capire. Chiaro, sì. La velocità... Il controllore può andare piano, può pure correre, insomma. Però la velocità si somma... Sono anche seduto, certo, ma allora in quel caso se seduto la sua velocità è zero, la velocità dell'omino è esattamente uguale sia per il riferimento rosso che per il riferimento nero. Però comunque una cosa è risultato importante, che le velocità si sommano. Bene, adesso andiamo a parlare che cosa è successo in questo famoso esperimento di Michelson e Morley. Allora, dicevo, vogliono misurare la velocità con la quale la Terra si muove intorno al Sole, giusto? Oh, ma fermatevi, cioè alzate la mano perché non mi piace che vado da solo, vorrei portarmi dietro tutti, soprattutto quel ragazzo lì, giusto? Tutto chiaro? Sì. Non sai che sei bugiardo, no? No, diciamo che ti hanno studiato. Ok, perfetto. Quindi allora, se questo gira, istante per istante, questa c'è una velocità della Terra rispetto al Sole. Allora, che cosa hanno fatto questi signori? Hanno fatto un'apparecchiatura molto sofisticata che, tra parentesi, è esattamente, da un punto di vista filosofico, è molto più evoluto però, lo stesso esperimento che hanno fatto recentemente per andare a misurare, a rivelare le onde gravitazionali. Vabbè, piccola parentesi. Ok, che cosa consiste questo apparato sperimentale? È un apparato molto sofisticato. Allora, naturalmente qui siamo sulla Terra, ovviamente, siamo qui, quindi noi corriamo in questa direzione. Io qui c'ho un raggio luminoso, mando un fascetto luminoso, colpisce uno specchietto semiriflettente, un po' di semiriflettente, e di dietro ci metto un po' d'argento, ma non troppo, in maniera tale che un po' l'onda passa, ma un po' anche me la rifletti. Giusto? È il semiriflettente. Quindi l'onda. Che anno era? Com'è? Che anno era? 1800. Prego? 1800. Si faceva ancora lo specchio. Quindi è chiaro questo specchietto semiriflettente? Parte dell'onda se ne va di qua. 50%. E il 50% se ne va di là. Va bene? La lunghezza OA è esattamente uguale ad OB. Allora l'onda che fa? Colpisce il punto A, che è uno specchio questa volta riflettente, e la rimanda indietro. Anche qui lo specchio B è riflettente, totalmente riflettente, la rimanda indietro. E qui c'è un cannocchiale che controlla che cosa fa, ma se sono doni, che cosa fa questo apparecchio? Misura il tempo di transito dei due raggi e li confronta. Va bene? Quanto tempo impiega la luce andare qua e tornare? E quanto tempo impiega quest'altra luce che se ne va in quest'altra parte e tornare? Se uno si va a fare i conti, vede che qual era la conoscenza dell'epoca? Che la velocità della luce, ho detto poco fa, è riferita a chi? All'etere.
a questo oggetto non ben identificato, l'etere, che è fermo. Quindi la velocità della luce rispetto all'etere va a C, va bene? Ma in questa direzione lo specchietto se ne va con velocità V, che è quello della Terra. Se questo vi spaventa, facciamo questo altro esempio. C'è una macchina rossa che corre a C su una strada e davanti c'è una macchina nera che corre a V, velocità V. È chiaro che la macchina rossa corre di più, no? Da come l'ho scritta, la macchina rossa corre di più, quindi qual è la velocità con cui si avvicinano questi due signori? La velocità di V, no? Se V fosse 0, se fosse fermo, la velocità è C, ma se V fosse uguale a C, sarebbe 0. Sarebbe un normale, tutte e due vanno alla stessa velocità. È chiaro? Non vedo i ragazzi occhi sperduti, no? Viceversa, quando invece il raggio riflesso torna indietro, beh, a questo punto è uno scontro frontale. Chi corre di qua più di quello, però corre di là, e quindi lì le velocità si sommano. Va bene? Quindi qui c'è meno C meno 2 e qui c'è più 1. E qui? Beh, qui niente, perché la velocità nella direzione del Sole è 0, è fermo, quindi la velocità è sempre C. Allora che succede? Che lui impiega un certo tempo per andare di qua e per tornare, e lo chiamiamo T1. E un certo tempo per andare qua e tornare lo chiamiamo T2, T1 e T2. Naturalmente, poiché questo è costante, qui invece non è esattamente uguale, c'è una differenza piccola ma di tempo diversa. Questa apparecchiatura individua la differenza di tempo che c'è tra il raggio OA andata e ritorno e il raggio OB andata e ritorno. Poiché si aspettano in base alle leggi note, no? della meccanica di allora, poiché diciamo viaggiano a velocità diverse, ci si aspetta che questi raggiungano in tempi diversi il punto di incontro. Che cosa succede? Beh, ormai lo sappiamo, l'esito fu negativo, cioè il risultato finale è come se i due raggi arrivassero allo stesso tempo, ci impiegassero allo stesso tempo sia per andare sul tratto OA che nel tratto OB. E questo lasciò molto perplessi i fisici d'allora, e quindi ma che è successo? Ma come mai? E è stato rifatto l'esperimento più volte, niente, dava sempre lo stesso risultato, non c'è nessuna differenza di tempo. Luigi. Sì. Quindi loro capiscono con questo che il vento d'etere non esiste fondamentalmente. Fino adesso loro pensavano che c'era un rallentamento. Sì. Fino ad allora pensavano che esistesse questo vento d'etere. Sì. Volevo andare alla proposta che già da ragazzino ho passato di fisica contemporanea e di esperimenti dimenticati, no? Tu conosci sicuramente Dayton Miller, una della città, un fisico che tra l'altro ha lavorato dal 1926 insieme a Morley appunto per questo. Sì. E il punto debole di questo esperimento di Morley, io ho studiato a lungo, era la relazione del tempo. Sì. Allora questa velocità di questo fluido, chiamato etere, già dell'epoca dei greci, non è così rilevante come sia, come sembra, e si parla dai 9 ai 20 km al secondo. Quindi non è zero. No, 30 km al secondo. Come? 30 km al secondo si fa. La Terra, quando ruota. Ma sto parlando del metri. Non è che è fermo. Non è l'indicibile, ha fatto tanti studi. E Morley, non a caso, uno dei due, ha studiato con lui, ha fatto migliaia di esperimenti in questo tempo di. Comunque, chiusa la parentesi, perché il punto. E l'interferometro che ha fatto Dayton era molto più grande dell'altro, appunto perché c'è il problema della misurazione dei tempi. Stiamo parlando della fine dell'altro secolo. Chiuso la parentesi, spero solamente da perché incuriosito e basta. Ok, grazie. Ok, quindi quindi la domanda è: ma che forse le trasformate di Galileo non sono esatte?
perché noi abbiamo lavorato questa cosa assumendo che le carte trasformate di Galileo che abbiamo visto prima fossero corrette, insomma è un vero pasticcio. Come se ne esce fuori? Le possibili spiegazioni sono tre, anzi diciamo due e mezzo. La prima è che la Terra sia ferma, oh bella, se la Terra fosse ferma la velocità V è zero, e se la velocità V è zero, la velocità del raggio rosso che va da A è C, e ritorna C, idem da sopra, tutto torna. Vabbè, però la Terra non può essere ferma, eh? Per bacco, ci abbiamo l'alternarsi delle stagioni, no, sappiamo per altre vie che quello non può essere. La seconda la tira fuori Lorenz e dice, ma sapete, poiché l'etere è come l'aria, quando noi andiamo in motocicletta, dico io, no? Andiamo a 150 all'ora, senza casco, sentiamo sul viso una pressione che l'atmosfera fa su di noi. Quello che va a 30 km al secondo, la Terra ruota intorno alla cosa circa 30 km, l'etere, sebbene sia trasparente, qualcosa fa. Probabilmente invece la Terra, che è una sfera, nel momento in cui viene compresso da quest'etere, diventa una sorta di vuoto, cioè si restringe nella direzione della sua velocità, e restringendosi, che succede? Ullala, guarda, restringendosi, lo spazio si accorcia. Ma se si accorcia lo spazio, di quanto si deve spostare, di quanto si deve diminuire affinché i tempi siano uguali? E lui tira fuori le sue trasformate di Fourier, in cui dice, ecco, se si ritira di questo, tutto torna. Però, sì, tornava tutto, però lasciava qualcosa di insoddisfatto, no? Sembrava più che altro un artificio, no? Sembrava un artificio. E qual è allora il ruolo di Einstein? Allora, pare che Einstein, pare, perché sai, tenete presente che Einstein ha scritto il suo lavoro nel 1905. Questo è stato l'esperimento di Michelson, è stato fatto nel 1800 e fischia, no? Quindi 1880. Esatto. Quindi, insomma, lui dice che non conosceva l'esperimento di Michelson. È strano, ma assumiamo che sia vero. Probabilmente sarà vero. Però lui ha applicato un'altra tecnica, è andato a dire, ma se noi prendiamo le trasformate di Galileo e le mettiamo nelle equazioni di Maxwell, deve tornare la stessa legge, perché le leggi sono le stesse. Faccio un esempio. Quanto è lunga? È una similitudine, non è esattamente la stessa cosa, ma per far capire forse meglio. Se io mi metto nel mio sistema di riferimento, quanto è lunga sta penna? 15 centimetri. Benissimo. E se cambio il sistema di riferimento? Prendete il riferimento nero e prendete il punto B. La distanza OP a che uguale? C'è Pitagora. Faccio questo x con 1 al quadrato più y con 1 al quadrato. E mi dà L al quadrato, giusto? Ma se io adesso cambio il sistema di riferimento, ma che mi cambia la lunghezza? E non mi cambia, no. Per esempio, prendiamo quest'altro, un esempio di una rotazione. Lei ci avrà sempre il punto B, ci avrà altre coordinate, x con 1, che è diverso da x con 1 qua, e ci avrà un'altra coordinata, che è y con 1 rosso, che è diversa da questa, ma se io faccio questa al quadrato e questa al quadrato, sempre L quadro mi viene. Okay. Quindi cambiare il sistema di riferimento, il sistema, diciamo, è invariante, non cambia. E così, se io mi metto nel sistema di riferimento, se prendo le equazioni massime e ci metto dentro, anziché x, y e z, ci metto x primo, y primo, z primo, sono quelle di Galileo, non veniva la stessa equazione, veniva un'altra legge, che è contrario, no? Dovrebbe fare una trasformazione di questo tipo. Evidentemente le trasformate di Galileo non sono corrette, probabilmente, no? Quindi invece
sono nati di Galileo non vanno bene, o le equazioni non vanno bene. Tenete presente che le equazioni di Maxwell all'epoca erano state scoperte una trentina d'anni fa, invece le trasformate di Galileo c'erano cioè tre secoli. Quindi con molta, diciamo, inquietudine, alla fine Einstein ha detto: tagliamo la testa al toro, la velocità della luce deve essere una costante indipendente dal sistema di riferimento in cui ci troviamo, quello che ho detto all'inizio. E allora vediamo un attimo l'esperimento. Se la velocità non dipende dal mezzo, io non posso scrivere pc meno v, ma devo scrivere semplicemente c, perché la velocità è sempre la stessa. E quindi c all'andata, c a tornare è esattamente uguale, c all'andata e c al ritorno. Ed ecco che quindi scompare quel sigillus, cioè in definitiva, se io impongo che la velocità della luce è costante, indipendente dal sistema di riferimento, mi torna e capisco l'esperimento di Michelson, perché appunto la velocità è uguale, e tutti i tempi, il tempo che la luce impiega per andare da Oda e tornare è esattamente uguale a quello che fa da oggi e tornare. Quindi questo è rimasto un mistero. No, no, non è più un mistero. Di questo fino all'arrivo di Einstein. Esatto, fino all'arrivo di Einstein. Ti ho detto che c'è stato Lorenz che ha bozzato a quella risposta. Sì, sì. Poi guarda caso, quando tu vai a fare. Se tu assumi che la velocità della luce è costante, automaticamente vengono le trasformate di Lorenz. E quindi qual è il risultato finale di tutta questa storia? Il risultato finale di tutta storia è che la velocità della luce, allora, assumendo che la velocità della luce è la stessa in tutti i sistemi di riferimento, e questo è contrario in un certo senso a quanto diceva Galileo, ma Einstein comunque dice, arriva alla stessa conclusione per quanto riguarda i sistemi di riferimento inerziali. Non si può sapere qual è la velocità. Se io mi muovo, mi posso soffermo, non lo posso sapere. Quindi se io mi trovo in un sistema di riferimento inerziale che era la Terra, io non sono in grado di capire se sto fermo o se mi muovo. E infatti, ecco perché l'esperimento ha dato esito negativo. Ha dato esito negativo perché appunto non si può sapere se la Terra... scusate, insomma... se la Terra è ferma o è tutto il resto in cambio, insomma, in un sistema di riferimento inerziale noi non possiamo dire, come diceva Galileo nella sua nave, se noi ci muoviamo o se stiamo fermi. Oh, allora, vabbè, adesso uno dice, vabbè, ma allora quali sono queste trasformate di cui ne abbiamo parlato tanto? Eccole qua. Quindi dicevo che assumendo che la velocità della luce è costante, escono fuori in maniera automatica le trasformate. Queste trasformate, le azzurre, celesti e le rosse, sono l'una diverso dall'altra. Queste trasformate, a mandarle a memoria, non è più difficile che ricordarsi il Padre Nostro, insomma, è il Padre Nostro più complicato che ricordarsi questa roba. Tenete presente che una cosa interessante, che X è uguale a x meno vt, oppure x meno vt uguale a x più vt, che è la stessa cosa. Se io trovo questo pezzo, ma che cos'è? Sono le equazioni di trasformare di Galileo, no? E quando è che va via questo pezzo? Va via questo pezzo quando la velocità con la quale si muove l'oggetto è bassa rispetto alla velocità della luce. Se v è piccola rispetto a c, figuriamoci q al quadrato, diviso c al quadrato, è ancora più piccola. Questo tende quasi a 0, ma 1 meno 0 fa 1, la radice di 1 è 1, ecco che tornano le equazioni di Galileo. Oh, guardate bene, affinché possano tornare, la velocità deve essere una cosa pazzesca, no 100 km orari, no 1000 km orari, ma quasi, almeno 0,1 volte la velocità della C, cioè un decimo della velocità della C. Quindi se io metto la velocità della velocità del mezzo viaggia a 0,1 la velocità della C, vado a fare i conti, no? Mi viene una cosa, una meteccia,
poca roba. Quindi la velocità deve essere veramente molto sostenibile. Ecco perché il povero Galileo e chi dopo di lui affermava che le relazioni erano queste e non queste parti. Ok. Ah, l'altra cosa importante che adesso invece bisogna dire è la seguente. Contrariamente alle trasformate che abbiamo visto, che erano quelle di Galileo, il tempo era uguale in tutti e due i sistemi di riferimento. Invece adesso quei tempi cambiano. Non solo cambiano, ma vedete che si mescolano. La x uguale a x primo e t primo. E la t uguale a t primo e x primo. Quindi si stanno rimescolando dentro tutto insieme. Ma allora, se si mescolano tutto insieme, uno non può dire che il tempo è una cosa e lo spazio è un'altra. È un tutt'uno. È uno spazio-tempo che sia lo spazio x, y, z, ma sia il tempo c per t, assumono la stessa importanza, assumono la stessa identica importanza. Ecco per cui Minkowski, che 3 anni dopo fa la sua pubblicazione e definisce meglio un pochino questo spazio, quando io ho nella luna voglio studiare un corpo che si muove, lei si muove nello spazio, ma si muove anche nel tempo. Naturalmente, poiché il tempo e spazio bisogna moltiplicare per la c, per la velocità della luce, affinché sia spazio confrontabile con lo spazio. Quindi quello è c per t. C è la velocità della luce, per t dà lo spazio. Questo è uno spazio. Naturalmente dovremmo avere qua, prima di x, y e la z, ma la z è la quattro dimensioni, non riusciamo a metterla su una cosa, no? Ok, quindi diciamo, prendiamo soltanto per semplicità, soltanto due grandezze, il tempo e lo spazio. In questo caso si impone che in relativistica 300.000 di metri al secondo è talmente troppo, per cui si impone che c uguale a 1. Allora se metto c uguale a 1, qui viene t, e questa, diciamo, è la velocità della luce che è, diciamo, l'ipotenusa di questa, di questo, di questo. Qua? Sì. Cioè la luce della luce è 300.000 km al secondo, sì. Ah, 300.000 km al secondo. Quindi è pazzesca. No, perché altrimenti non trovano le cose, no? Uh-huh. Infatti i satelliti che lanciavano lo spazio vanno a 30.000 di nome, 28.000. Che è poi la velocità, sì. Quindi insomma, quando noi andiamo a descrivere il movimento di un corpo, beh, se tu sta fermo qua, se lui sta fermo qua, qual è la sua distanza spazio-tempo, che d'ora in poi si dovrà chiamare? Spazio-tempo si muove in questo modo. E se stava invece ad esempio qui, per esempio facciamo un po' nero qua, e sta fermo là, lui si muove in questo modo. E questa è la sua traiettoria. Se invece si muove con una velocità di questo tipo, cosa vuol dire? Che nel tempo t lui ha fatto questo percorso che è dato da questo pezzo e che è dato anche da questo pezzo. Vabbè, senza entrare troppo in dettaglio in queste cose, andiamo avanti. Ecco, questo è quello che avevo detto poco fa, no? Che se la velocità della luce è molto più piccola, che succede? Che questa qui di sopra rimane. Che questa qui di sopra rimane la trasformata di Galileo. E il tempo che fa? Beh, vedete, V su C quadro, siamo tutti a capo, se la velocità è piccola rispetto a C, questo va via. E se la velocità è piccola rispetto a C, questo rimane 1. E quindi T' uguale a T, ritorna il tempo assoluto. Ma il tempo assoluto però, se noi dobbiamo essere, diciamo,
precisi e non è uguale, cioè non è la stessa cosa, è relativo al sistema di riferimento, come adesso magari vedremo. Ecco, allora, abbiamo finalmente capito che la velocità della luce è una costante e non dipende dal sistema di riferimento. Che cosa comporta adesso questo postulato, questa affermazione verificata sperimentalmente, per quanto riguarda lo spazio e per quanto riguarda il tempo? Quando l'ho fatto era un postulato, non era stato verificato. Bari ci credeva ormai, sì. Però, sì. Però tornava tutti i dati sperimentali. Per esempio l'esperimento di Michelson tornava perfettamente se tu mettevi 5, indipendente dal sistema di riferimento. No? Perché? Ma lui dice che non conosceva l'esperimento, però non lo sa. Sì, mettiamolo come postulato. Però questa lo dice. Allora, se mettiamo, facciamo un po' di fantasia, immaginiamo di stare all'interno di un'astronave, che è questa qui che ho disegnato in nero, che viaggia a una velocità v prossima alla velocità della luce, ma non uguale naturalmente, perché non può essere superata la velocità della luce. E immaginiamo che esattamente al centro di questa astronave ci sia una lampada che manda un flash singolo, tac, no? Un lampo di luce. Io sto all'interno dell'astronave. All'interno dell'astronave io so che la velocità della luce è costante. E se è costante, cosa vuol dire? Che questo flash di luce che viene mandato, dopo un nanosecondo sta qua, dopo due nanosecondi sta qua, è una sfera, dopo tre nanosecondi sta qua, dopo quattro nanosecondi urta la poppa e la prua dell'astronave allo stesso identico istante. Quindi questi due fenomeni A e B avvengono istantaneamente, va bene? Sono simultanei, avvengono simultaneamente. Questo è il sistema di riferimento della nave che si muove. Adesso vediamo invece dalla stazione di Marte, ferma, che vede questa nave che transita tutta la galassia. E che cosa succede? La sfera deve essere sempre la stessa, perché la velocità della luce è sempre la stessa, non cambia. Quindi io ho disegnato 1, 2, 3, come prima, però questa volta ho messo che l'astronave è avanzata in un tantinello, no? Perché lei viaggia a una velocità V, V per T. Ma se viaggia V per T, il segnale dove arriva prima? Arriva prima a poppa e dopo a prua. Perché quando quello di dopo 4 nanosecondi è arrivata qua, non è ancora arrivata sulla parete di prua, verso la quale l'astronave avanza. Qui invece arriva prima. I due fenomeni che prima erano simultanei non sono più simultanei, semplicemente perché ho cambiato sistema di riferimento. Tutto qua. Ancora una cosa curiosa: se adesso io prendo e torno indietro, no? L'astronave accende i motori, spegne i motori da prima, se andava a velocità costante i motori erano spenti, accende i motori, frena, va nella direzione opposta. Ma è ovvio che se va nella direzione opposta succede esattamente il contrario. Mentre qui B è precedente ad A, quando cambia A è precedente a B. Come vedete i tempi cambiano a seconda del sistema di riferimento in cui io mi metto. È chiaro quello che ho detto? Chiaro a tutti? No? Io ti seguo. Sì, ma hai detto chiaro a tutti. E io domando se è chiaro a tutti, per esempio tu che, come ti chiami? Michelangelo. Ah, c'è un bel nome, sei del Rinascimento Prevezzo. Allora Michelangelo, mi stai seguendo, c'è qualcosa che non ti do, sei sicuro? Non è che ti stai dicendo bugie, come mi dicevano le bugie? No, sicuro? La fisica 1 è il primo anno di ingegneria. Sì, ma fisica 1 non si fa. Mi sono dimenticato solo una cosa. Dimmi. Il punto dove mette la luce è esattamente a metà della zona. Sì, sì, certo. Cioè, no, era scontato, però pensavo di averlo detto comunque. No, sì. No, è certo, certo che è importante, devo stare, è ovvio, devo stare esattamente al centro. Quindi insisto e sottolineo che
che eventi che sono simultanei in un certo sistema di riferimento non lo sono più se io cambio il sistema di riferimento, perché si muove sempre a velocità costante. Adesso però, per quanto stiamo parlando di questo tempo che cambia, non cambia, ma di quanto cambia questo tempo? Che succede a questo tempo? Allora ripeto, vi facciamo un altro esperimento simile a quello che ho fatto prima, soltanto che adesso ci inventiamo un orologio, perché dobbiamo misurare i tempi, no? Ci inventiamo un orologio ottico. Immaginiamo che da solo ci sta uno specchio che riflette la luce, questo qui è un altro specchio, però qui ci sta un generatore di luce, prof, manda il suo flash, questo va sopra, papà, tocca il soffitto e torna indietro e quindi fa su e giù, la luce rimbalza in continuazione, assumendo che non ci siano perdite, questo va all'infinito, no? Ok? Allora, l'altezza è D, la velocità della luce naturalmente è C, e quindi C per D è uguale a due volte, lo spazio è uguale a velocità per tempo, poiché lo deve fare due volte, andate e ritorno, questo sarà 2D, e quindi il tempo viene questo, 2D diviso C, impiega questo, e questo è il mio cronometro, la mia unità di tempo, va bene? Lasciate che vedete che magari starà un nanosecondo, però moltiplichiamo per 10 alla 9 e diventa un secondo, quindi insomma questo c'è il suo tempo. Adesso invece lo stesso risultato lo andiamo a verificare da Marte, la stazione ferma, che vede transitare a tutta velocità l'astronave. E che cosa vede? Beh, vede intanto che questo deve partire, ma poi deve arrivare qua, perché deve fare su e giù. Quindi il capo stazione che sta su Marte vede che il percorso della luce è questo. Fa uno zigzag. La velocità della luce però è sempre la stessa. E se la velocità della luce è sempre la stessa, questo è un percorso più lungo. Essendo un percorso più lungo, ovvio che ci metta un po' più di tempo. Quanto tempo succedente è banale, basta applicare le equazioni di Pitagora, no? Se questo è D e questo è L, questo che sarà? Ebbene, poiché la nave viaggia a V, V per T mezzi, perché T sarebbe tutto, no? Sbaglio, questo lato, questo al quadrato. L al quadrato è uguale a questo al quadrato e questo al quadrato. Facendo dei contarelli banali esce fuori questa espressione. 2D diviso C è uguale a questo di prima. Chi diviso questo pezzo? Ma questo pezzo che fa? Se la velocità è vicina alla velocità della luce, 1 meno qualcosa fa meno di 1. Ma il denominatore lo fa saltare. Quindi il tempo si allunga. Cosa vuol dire che il tempo si allunga? Vuol dire che io, quando vedo questo signore, vedo che il suo orologio rispetto al mio è più lento, no? Pum, pum. E invece io fa tic tac, tic tac, quello fa tic tac, appunto perché lo spazio che deve percorrere è maggiore. Oh, è ovvio che questa cosa si inverte. Se io mi metto dal punto di vista dell'astronauta, no? E guardo quello che sta su Marte fermo e lui pure giocherella con il suo orologio ottico, è esattamente la stessa cosa, no? No, tra l'altro appunto, vabbè, vediamo. Ok, quindi è simmetrica la cosa. Quindi io vedo te che corri rispetto a me e quindi il tuo orologio è rallentato, però anche tu vedi il mio orologio dal tuo punto di vista che rallenta. E adesso, oh, naturalmente mi sono dimenticato di dire un'altra cosa, che siamo arrivati alla fine, che anche lo spazio cambia. Quindi mentre il tempo si dilata, no, sempre riferitevi sempre a uno che sta fermo e vede quello che corre. Se vede quello che corre, vede che il suo tempo rallenta, quindi si allunga. E lo spazio si accorcia. Se non lo sto a fare, perché bisogna fare dei conticini semplici, ma è inutile a questo punto
portarli avanti. Adesso parliamo di questo famoso paradosso di Giudice. Parliamo di questo paradosso dei due gemelli e finiamo, Allora, ci sono due gemelli, che è un paradosso perché poi spieghiamo perché. Ci sono due gemelli, uno è Bob, sta fermo sulla terra, e l'altro è Alice, che corre, no? A zonzo per lo spazio, e si fa 5 anni luce, no? 5 anni di viaggio, conosci, scusate, 5 anni. E va a una velocità prossima alla velocità della luce. Che cosa succede? Bob, che sta fermo, vede che l'orologio di Alice, della sua gemella, rallenta, no? E quindi, significa che lei scorre il tempo, ma scorre molto meno rispetto a me, quindi io sto diventando più rapidamente vecchio rispetto alla mia sorella gemella. Poi, che fa? Prende e torna indietro. Tornando indietro, di nuovo succede la stessa cosa, vede sempre che, poiché quella corre, il tempo scorre più lentamente. Insomma, lei ha passato 5 anni, per esempio, sull'astronave, torna e ha 5 andate, 5 a tornare, sono 10, però incontra il gemello che se ne è fatti 20 di anni, perché si è invecchiato. Sì, torna, no? Però adesso andiamo sul viceversa. Dice, qualcuno dice, no, aspetta. Non è vero questa cosa. Perché se adesso io mi metto dal punto di vista di Alice vede che la Terra insieme a lui corre e se ne va. Quindi anche per me lui se ne sta andando. E quindi è lei che si invecchia. Viceversa. È lei che invecchia, invece è il gemello che ingiovanisce. È Bob che sta correndo rispetto all'astronave. Mi è chiaro come sto dicendo? Se lo mettete dall'altro punto di vista, dice la stessa cosa. E quindi quando torna, è Bob a essere più giovane. Ah, già, è vero. Ma c'è un problema. Anzi, sì, un problema serio, che non è vero questa cosa. Perché non è vero? Non è vero perché si rompe la simmetria dei due sistemi. Non tanto quando va, ma quando torna. Perché quando torna? Poco fa abbiamo visto che nel momento in cui io inverto i motori dell'astronave, viene prima A, poi B, poi arriva prima B e poi A. Cambiano le simultaneità. E nel momento in cui lei prende e torna indietro, passa su un altro sistema di riferimento. Passa su un altro sistema e in quel stato nuovo sistema di riferimento, boom, di colpo, diciamo, è lui che invecchia in maniera sistematica. Detto in un altro modo, non so se questo. Allora, abbiamo detto che nello spazio di Minkowski, Bob che sta fermo, lui percorre questo spazio-tempo, giusto? Ok. Alice invece percorre questo spazio-tempo. Qual è più corto? L'abbiamo visto poco fa. Se questo è uno, questo qui è molto più lungo. Quindi questo tragitto rosso è più lungo. Adesso non appare perché qui stiamo in un altro spazio. Il cammino blu è sempre inferiore. Perché è sempre inferiore? Perché abbiamo visto che quando, per esempio, Alice va da questo punto a questo punto, per lei è passato per esempio un anno, ma lui che cosa vede? Il tempo per lui invece è uno su questa roba qua, quindi magari sono passati 2 anni. Quando va da qua a qua inverte, e per lei è sempre passato un altro anno, ma per lui è passato un altro 2 anni, quindi per lui sono passati 4 anni, mentre invece per lui 2. Insomma, il cammino più breve e quell'altro, o meglio detto, il cammino più lungo è quello lungo l'asse del tempo. Potrei farlo vedere in un altro modo, ma credo che sia più complicato, allora forse è meglio, però era più forte questa cosa. Vabbè, insomma, mettiamola in maniera ancora diversa.
per convincermi ulteriormente. Se io sto in mezzo allo spazio e non riesco a capire dove sto, non c'è nessun riferimento, e incontro a un certo punto una lucetta che sta vicino a un'altra astronave che viene verso di me, e io dico, aspetta, ah guarda, il suo orologio rallenta, quell'altro a sua volta dice, guarda, il suo orologio rallenta, ma tutti stanno dicendo la stessa cosa, ma è diversa, no? Che cosa succede? Loro non sono in grado, per quello che diceva prima Galileo e poi Einstein, che in un sistema di riferimento inerziale tu non sai se stai fermo o se ti stai muovendo, e quindi nessuno di due sa chi è che si muove, chi è che va verso di me, chi è che sta lontano, perché ne so, non lo sappiamo. Ma nel caso dei gemelli si sa, perché nel momento in cui Alice vuole tornare indietro, è lei che accelera, è lei che accende i motori, quindi partiamo da fermi e tu invece ti allontani. Ma sei tu che ti stai allontanando da me, non so, no? Comunque, probabilmente la cosa che più semplice, più diciamo facile da capire, è che nel momento in cui lei, Alice, torna indietro per incontrare il suo gemello, succede che cambia sistema di riferimento, e nel cambio del sistema di riferimento si ribalta tutto. Ok? Ok. Grazie. Facciamo una discussione, questo funziona. Allora forse è meglio che chi deve porre le domande viene qui e usa il microfono. Prego. No, c'è una persona col tuo semplice. No, per quanto riguarda il paradosso dei gemelli, è veramente un paradosso, nel senso che consideriamo sempre questi incontri dei due gemelli, consideriamo sempre quello che tu stai dicendo, appunto, dei diritti inerziali. Però quando ci si inverte la rotta, e il sistema di riferimento non è inerziale, nel momento in cui si inverte, e nel momento in cui si incontra l'altra persona deve frenare, quindi non è un riferimento neanche quello. Quindi bisognerebbe tenere conto di questi due momenti per risolvere questo paradosso. No, il paradosso che diventerebbe non più un paradosso. No. Se ci sorprende. Sì. No, il paradosso si rimuove, in che senso? Nel senso che nel momento in cui Alice frena, qualcuno potrebbe pensare, lo pensa, ma in maniera errata, che poiché lui sta frenando, entra in funzione la relatività generale, cioè è soggetto ad un'accelerazione, quindi il suo tempo passa meno. No, questo è eventualmente un fatto che si somma all'altro fenomeno. Il fenomeno più importante è che nel momento in cui tu accendi i motori, quei motori li stai usando per cambiare il sistema di riferimento in cui ti trovi. E quando tu vieni sbalzato nell'altro sistema di riferimento, cambi e cambiano appunto tutti i tempi, chi viene prima e chi viene dopo. E se vi volevo far vedere, magari te lo faccio vedere dopo, oppure lo posso far vedere anche qui, però non vorrei annoiare troppo le persone, che... Allora, ci provo. Nel grafico di Minkowski, allora, se io sto fermo il mio sistema di riferimento è questo nero, se io invece mi muovo il sistema di riferimento è questo blu e verde, questo è il tempo primo, t primo lo chiamo, e questo è x primo, d'accordo? Vabbè, questo non l'ho fatto vedere, ma ve lo sto dicendo, abbiate fiducia, così, no? Quindi questo è il riferimento fermo, questo è il riferimento mobile. Quando Alice sta percorrendo questo tratto, lei sta su T primo, no?
Che cosa vuol dire? Se prova a spostarti lungo la linea verde, che cos'è la linea verde? È t costante. Vedi? Questo è, questo è t' uguale a 0, questo è t' uguale a 1. Cosa vuol dire? Che per Alice che sta qui, questa curva, questa linea, fa parte della sua simultaneità. Per lei sono tutti simultanei questi pezzi, perché sta muovendosi soltanto, no? T è costante, non si muove, perché sto andando parallelamente alla X. Quindi per lei passa un anno, ma per lui, vedo per Bacco, Bob è più giovane di me, perché è più piccolo, perché questo è minore di uno, questo è poco più di uno, sta qua, questo è meno di uno. Ma sono sempre sistemi di riferimento inerziali. Sempre sistemi di riferimento inerziali. Questo è inerziale, eh? Cioè uno, sì, sì, Bob e Alice stanno in due sistemi di riferimento inerziali. Perfetto. Li stiamo confrontando. Esatto. Adesso guarda che succede se io cambio sistema di riferimento. La linea blu, pof, torna indietro, giusto? Mm-hmm. Vedi? Torna indietro. Quindi lui sta cambiando il sistema di riferimento. Questa X' e questa adesso diventa. Ma che qual è la sua... Adesso la sua... linea di simultaneità dell'Alice è sempre la verde. Lei sta un anno, pof, è trombato a 20 anni. Su questo qui siamo d'accordo, ma io ho fatto riferimento soltanto all'istante in cui cambi il sistema di riferimento. Lì succede il casino. Finché ci sono i due sistemi di riferimento inerziali, le cose funzionano, no? Ma nell'istante in cui cambi il sistema di riferimento inerziale, intervengono altre valutazioni, quindi il tempo si allunga o si allora, si contrae. Se adesso tu stai facendo una curva dolce, vai, la prendi con corpo, tu fai questo tipo di movimento, istante per istante stai cambiando il sistema di riferimento, però vedi, alla fine, anche qui, la curva verde è sempre inferiore alla curva rossa. Certo. Perché tu torni indietro alla fine e ti devi confrontare con il tuo genello. Ecco. Giusto? In questo caso l'invecchiamento dell'uno sarebbe stato diverso dall'altro. Sono uno studente di ingegneria elettronica alla Sapienza. E volevo chiedere appunto il sistema di riferimento di Alice, ovviamente è quello verde. Quello verde e quello blu, giusto? Sì, esatto. Ok, ma c'è un motivo per cui il tempo non è perpendicolare alla posizione X verde, il tempo primo. Quale tempo, scusa? Il T primo, la direzione di T primo. No, questo infatti purtroppo non è che diventava troppo complicato spiegare. Allora, se io mi metto sul sistema di riferimento fermo, il mio spazio-tempo, perché adesso sto guardando spazio-tempo, in relatività si parla di spazio-tempo, lo spazio è equivalente spazio che è C per T. Questo spazio identico ha le stesse, diciamo, caratteristiche e proprietà dello spazio di X, Y, Z. Allora, se io sto fermo, quindi questa è la mia X, questa è la mia T e questa è la mia X. Se adesso però io prendo un altro sistema di riferimento in cui io corro, devo prendere quelle benedette trasformate di Lorentz, se le manipolo, ottengo che il mio nuovo sistema di riferimento, quello mobile, è questo della T' e questo della X'. Okay? Quindi un punto questo c'ha diversi, per quanto riguarda quello fermo, ci avrà questo e questo. Però riguardo quello di primo mix c'ha soltanto di primo, perché vedi che l'X primo è nulla in questo caso, quindi questo è tutto tempo, anche questo è tutto tempo, però
però tempo che va da questa parte è sempre inferiore al tempo che va, perché l'abbiamo visto poco fa col trenino, vi ricordate, no? Quindi il tempo, io vedo che lui vede che questo qui va lento, cioè il suo orologio va a marcia più lentamente rispetto a quello che sta fermo. Quindi quando io sto fermo vedo quello che è, o guarda, vai più piano col tempo, il tempo rallenta. Non so se ho risposto alla tua domanda. Sì, 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 grazie. Io vorrei fare soltanto una considerazione per non spaventare le nuove generazioni. La fisica, questi concetti, non hanno nessun impatto sulla vita quotidiana. Nessun impatto. Tutti noi torniamo a casa, misuriamo il tempo nello stesso modo, misuriamo lo spazio che percorriamo con contachilometri nello stesso mondo. E sono veramente, no, prego di fare anche queste considerazioni, le persone che si possono occupare di questi concetti nella vita professionale sono un numero limitato di persone. E sono concetti fondamentali, però quando in apertura dei lavori Luigi ci ha detto che questi concetti non si applicano nemmeno per andare su Marte, su Giove, quelle parti lì, vuol dire che poiché quando si va da quelle parti si va a 28.000 km orari e questi concetti non si applicano, quindi immagino nella vita normale non si applicano, però sono conoscenze fondamentali per fare alcuni lavori, alcuni mestieri, ecco. Questo è, puoi aggiungere qualcosa su questo? Sì, vero, però tenete presente una cosa, che i satelliti, quelli per il GPS, utilizzano a piene mani per correggere i tempi e quindi conoscere esattamente dove noi ci troviamo, utilizza la relatività speciale. Speciale e generale. Anche e generale. Altre domande? Rapida, che manca per passare a quella dalla speciale alla generale? Solo la gravità? La gravità, sì. La gravità, sì. L'effetto della gravità. Però Minkowski funziona sempre. Com'è? Minkowski, lo spazio di Minkowski è sempre quello. Soltanto che nella gravità quello che succede, nella gravità nella relatività generale, quello che succede è che la massa, l'energia, meglio ho detto più generale, ma la massa per rendere più semplice la cosa, deforma questo spazio di Minkowski. Nella relatività speciale Minkowski è piatto, no? La geometria è piatta, ma se io ci vado a mettere la massa, questa si incurva e allora cambia. Ah, ecco perché per la navicella che viaggiava alla velocità quasi vicino alla luce non si schiacciava nel senso del moto. Quello si schiaccia nel senso del moto, ma per la relatività speciale, non per la relatività generale. Esatto, sì. E i tempi cambiano perché per i riferimenti che uno corre rispetto all'altro. Nella gravità no, nella gravità c'è un cambiamento di tempo anche lì, ma dovuto anche, ma si sommano queste due cose, è dovuta soprattutto al fatto che la forza di gravità rallenta i processi. Immaginiamo una cosa semplice per capire. La prossima lezione. No, ma manda una pallina verso l'aria, no? La gravità arriva, lei ha un'energia cinetica, arriva a un certo punto, si ferma e torna indietro. Se tu gli dai una velocità però pazzesca, quella scappa fuori del tutto. Manda la luce, un messaggio. La luce la mandi su e perde energia anche lei. Ma dove la perde l'energia? Non certo nella velocità, perché la velocità ovviamente è costante, anche nella relatività. Cioè, cambia l'energia, ma se cambia l'energia che cosa cambia? La frequenza, cioè la lunghezza d'onda. Quindi se tu la mandi viola, arriva rossa. Ma se tu hai un campo gravitazionale molto forte, questo non arriva più. Cosa vuol dire? Che quando tu stai sopra e vedi l'onda che ti arriva, quello che fa quando senti la frequenza è calata perché ha perso energia. No? Quindi se perde
E quindi, diciamo, in quel caso quello che succede è che l'orologio è diverso, proprio perché lei deve in qualche modo cambiare la sua frequenza. Vabbè. Vabbè, non ho tante altre domande, alla prossima. Questo argomento, perché parliamo dei campi gravitazionali, possiamo spendere qualche parola per parlare dei buchi neri. No, dei buchi neri, la luce scompare, perché il campo gravitazionale è così forte che la luce scompare. Forse puoi aggiungere qualcosa su questo argomento, perché la gente legge in televisione, no, i buchi neri, ma non, magari non si rende conto di che cosa sono. Diciamo nel buco nero, così al volo, no? Nel buco nero è un po' come avevo detto prima, se io lancio una pallina verso l'alto, se gli do l'energia sufficiente, lei scappa, ma se non gliela faccio, l'energia è bassa che gli do, lei prende e casca indietro. E così anche la luce. La luce, la sua energia la perde, se la perde troppo e arriva a un certo punto che perdendo tutta l'energia non esce fuori, non riesce ad uscire fuori, perché l'energia è troppo, si è abbassata, perché lei, insomma, mettiamola così, immaginiamo che ci sta uno sopra e uno sotto immaginiamo la Terra, ci sta uno giù e uno che sta sopra a 1000 metri d'altezza, questo tubo. Io per comunicare con quel signore gli mando un messaggio di luce, gli mando un fascio di luce di una certa frequenza, va bene? E immaginiamo che, anzi, gli ho detto, le mando le pulsazioni del mio cuore, no? Gliele mando. È chiaro che le domanda attraverso un segnale elettrico, no? E il mio cuore qui da me fa tonto, tonto, tonto. Quando però arriva sopra, il segnale, diciamo, perde la frequenza, cambia la frequenza. E quando lui sta sopra lo sente tonto, tonto, di nuovo. Il tempo è cambiato. Quello che sta sopra vede che là sotto il tempo cambia più lentamente. Ecco perché nel famosissimo film Interstellar lui, padre, torna a casa giovane perché è stato in prossimità di un buco nero dove la forza di gravità era enorme, e la figlia sta morendo perché nel frattempo è diventata vecchia. Ottimo, è fantastico. Cioè, beh, ma Nolan lì si è... Non l'ha visto. No, quello l'ha visto. Capire l'inizio deve arrivare alla fine. Sì, sì. Altre domande? Ragazzi? Tutto chiaro? O tutto scuro? Uno dei due. Felice. Coraggio, coraggio. No, ma più che domande sono considerazioni di carattere generale, no? E che sono quelle. Intanto, conviene andare a studiare fisica invece che ingegneria. come dice, che è che lo diceva? Forse il professore diceva all'inizio che i fisici possono fare qualsiasi mestiere. Gli ingegneri non è detto che possano fare i fisici. Quando avevo 15-16 anni, grazie a Colletto, ho 30 anni che sono posto dalla fisica. Avevo 15 anni, pensa un po'. Quindi io non vedo questo, non ho mai separato la fisica dall'ingegneria, anzi, ho contrario. Vieni. Adesso. No, io dico solamente una cosa. Qualcuno ha inteso mai parlare di un certo Olinto De Pretto. Olinto De Pretto. No. Ha scritto, e io guardo anticipato, praticamente l'ha scritto 2 anni e mezzo prima dell'estate. Attenzione, non c'è costruito su a vedere la relatività, sia ben chiaro. Documentatevi, tanto che il professor Umberto Bartocci, che ho conosciuto una trentina d'anni fa a Perugia, ci ha scritto un libro che potete comprare. Ripeto, senza nulla togliere alla costruzione della... Però questo che era un fisico agronomo, nato a Schio, leggevo sti giorni, la butto lì, qualcuno mi spareva addosso. Questi sono dati di fatto. Lui, poi chiaramente non sto dicendo mica che Einstein ha copiato, però Bartocci dice forse qualcosa quello del genere, ma anzi andrebbe bene lo stesso. Lui ha scritto qual è MV quadro, dove vuole c'è la terra luce, quindi lo dice chiaramente, no?
Lui dice ci sono, l'energia contenuta in un chilogrammo di materia sono milioni di milioni di milioni di milioni di tonnellate di carbone. Quindi lui questo lo dice 2 anni e mezzo prima di Einstein. Ripeto, non c'è molto vita, se vi dare le novità, però questa era solamente una curiosità per dire che io sono sempre stato curioso, forse prima di nascere, purtroppo mi hanno chiamato vista come mio nonno, allora sono destinato a una ruzzina, qualsiasi cosa. Sì, ma sai che c'è, non mi voglio esplodere. Una cosa che non so, umilmente dico, che roba, fammi un po' vedere, magari tiro fuori qualche cosa. Adesso volevo dare questa chicca, Olinto de Preto, trovate. Qualcuno l'ha smentito pure, però Bartocci, che è ordinario di fisica e matematica, c'ha scritto un libro una ventina di anni fa, che potete comprare, non è l'ultimo idiota, insomma. Grazie, comunque grazie perché tu sei come un messaggio militare, chiaro, conciso e preciso. Grazie. Altri commenti? Un'altra domanda più che un altro commento. Prego. Io mi ricordo. Vieni, mi ricordo da una lettura fatta tanti anni fa, l'ABC della relatività del famoso inglese, il matematico inglese, Sir Habermas, mi viene il nome. Bertrand Russell. Mi ricordo che l'idea che mi era rimasta ferma era sulla relatività ristretta speciale, che il concetto di simultaneità di eventi si andrà a far friggere. La simultaneità? Simultaneità di due eventi. Certo. Osservati da due cose fermi, vicini, si andava a fare friggere. Non riesco più a collegarmi a questa questione qua. Ho capito questo. Ho capito che il problema sono io. No, ma questo che il problema non è così facile, per cui è ovvio che uno non è che detto poi quello lo assorbe, quello va subito piano piano. Cioè, appunto, quando ho fatto vedere la nave che avanza a velocità molto alta, no? I sistemi di riferimento in quelli. Ecco. Allora, se io mi metto in questo sistema di riferimento che è all'interno della nave, ecco, così potrebbe essere questa stanza, al centro ci mettiamo una lampada, paf, manda la luce, e qui ci mettiamo dei rivelatori sia di qua che di là. E il segnale arriva contemporaneamente, quindi A e B sono simultanei. Sì, là la questione era la simultaneità di due eventi, beh, la contemporaneità di due eventi separati. Sì, però se poi... Cioè, cade un fulmine nella zona X e cade un altro fulmine nella zona Y. Esatto. No? Cioè, chi lo vede, chi li vede contemporanei e chi vede quello, chi vede prima l'altro. È ovvio, perché se tu stai vicino sotto... Se stai proprio sotto il fulmine lo vedi prima te, quell'altro lo vedi dopo, ma questo è un altro paio leggermente diverso. Qui invece stiamo parlando del fatto che tu stai proprio al centro, no? Quindi al centro tu ti aspetti, come è giusto che sia, che i segnali arrivino, visto che la velocità è così. No, me lo rileggo in lezione. Ok, va bene. Se invece quello si muove e assumi, ovviamente, secondo i cosa di Einstein, che le velocità comunque sono sempre costanti indipendentemente dal sistema di riferimento, quest'onda è sempre l'onda sferica di prima, non è cambiata, però nel frattempo le si espone, quindi i due eventi sono diventati non più simultanei. Poi addirittura se cambia direzione, per rispondere, no, alla nave che cambia rotta, addirittura si ha un'inversione, no, dei due fenomeni. No, per carità. No, là c'erano due osservatori, quindi c'era pure il modo l'uno rispetto all'altro, era un po' più. Beh, uno si può divertire a fare tanti casi, ma alla fine la sostanza è quella. No. Comunque mi rendo conto, no, che chi non ha mai sentito parlare di relatività speciale, è ovvio che all'inizio si rimane perplessi. Io ho voluto descrivere un pochino in dettaglio questi esperimenti senza tirar fuori una parte, no, alcune cosine che fanno vedere come nasce spontaneamente, insomma, il fatto che i tempi cambiano se io sto in un sistema di riferimento rispetto ad un altro, perché poiché la velocità della luce è una costante, qualche altra cosa da cambiare, e quindi lo spazio e il tempo che non sono più assoluti. Bene,
Chiudiamo qui, sono circa 2 ore, quindi volevo annunciare che il prossimo seminario si chiamerà Utilizzo delle tecnologie nucleari per la diagnostica medica e verrà tenuto dal Antonio Cucchiaro, che è qui. È il 16 dicembre in questa stessa aula. Perché questo? Perché allora, gran parte dei concetti che ha espresso lui, come ha detto, non hanno nessun impatto nella vita reale. Tutti noi adesso torniamo a casa in automobile, usiamo lo stesso orologio, lo stesso tachimetro. Però vogliamo dimostrare con un ciclo di seminari, poi l'anno nuovo avremo dei medici che ci diranno come, usando questi concetti, queste tecnologie, oggi si riesce a fare una diagnostica medica che era inimmaginabile fino a qualche anno fa. Per cui è vero che nella vita nostra negli ultimi giorni non hanno nessun impatto, però magari quando abbiamo bisogno di una TAC o meglio di una PET, usiamo questi concetti. Speriamo che non succeda mai. Grazie.